Questo è il tuo cervello. Questo è il tuo cervello in palla. Se credi che la Terra è una palla, allora credi anche nella gravità. Una teoria che dice che tutto quanto ha la sua forza gravitazionale. Così anche tu credi di avere la tua attrazione. Fra tutti i pianeti dell'universo, questa attrazione non si riesce a sentire, vedere, né provare scientificamente. Questo è il tuo cervello in palla. Se credi che la Terra è una palla, credi anche nella forza gravitazionale, che tiene tutto aderente alla superficie. Credi che la gravità è abbastanza forte per trattenere gli oceani in superficie, ma non abbastanza per tenere la farfalla che sfugge con facilità dall'erba. Questo è il tuo cervello in palla. Un momento, mi dirai. La teoria della gravità afferma che più c'è massa, più è solida la forza gravitazionale. Così la farfalla può volare in giro, ma gli oceani sono tenuti a terra. La farfalla, in paragone, non ha massa sufficiente. Ma non stiamo parlando dell'attrazione gravitazionale della farfalla né degli oceani, parliamo della gravità della Terra. La stessa quantità di gravità esercitata dalla Terra per attrarre oceani, montagne e la Luna nella sua orbita, ma che ha un minore significativo effetto sulle piccole cose come uccelli, insetti e i semi del dente di leone. Senza parlare delle nuvole. Questo è il tuo cervello in palla. Parlando di massa enorme, il Sole, una immensa quantità di gas di elio e di idrogeno che fluttua nello spazio, si dice che ha una massa così grande in grado di tenere tutto il sistema solare attorno a lui grazie alla gravità. Ma lo spazio non è vuoto assoluto e i gas nello spazio non subiscono una specie di... Questo è il tuo cervello in palla. Parlando di gravità e di vuoto, se credi che la Terra è una palla, allora credi anche che il campo di forza gravitazionale è abbastanza forte da tenere l'atmosfera aderente alla superficie della Terra, resistendo al quotidiano e perseguitante vuoto assoluto dello spazio. Quindi credi che ci sia questa linea magica fra la nostra atmosfera ed il vuoto dello spazio, e che in qualche modo queste due forze hanno un'intelligenza che in qualche modo, fra queste due forze, la gravità della Terra è in grado di mantenere la presa dell'atmosfera giusto quel poco che la presenza costante del vuoto dello spazio non la fa scivolare via, anche se l'atmosfera nel limite più alto è nello stato più sottile. Qui c'è il vuoto e le particelle super rarefatte e non succede nulla. Posso prendere il mio aspirapolvere ed aspirare l'aria più densa del livello del mare dal pavimento. Questo è il tuo cervello in palla. Amici, non drogatevi. E non credete alle favole. State lontani dalla palla. Il vostro cervello vi ringrazierà.